Allora, Fabio Gregori ci parla dal centro commerciale di Ascoli Piceno, perché noi già da qualche tempo stiamo seguendo questa iniziativa tra le scuole di Ascoli Piceno, Natale in un clic. Nel sito www.ascolipiceno.chiesacattolica.it al sesto concorso Natale in un clic, ecco, a questo link ci sono i temi, il presepe, il figlio, i figli, ancora dono nella famiglia, e oggi Fabio insieme ad altre persone sono in questo centro commerciale per far votare ai passanti il miglior lavoro, e qualcosa lo faremo vedere anche oggi. Quanti siete di volontari, Fabio? Allora, io sono al centro commerciale al battente, in questo momento ci sono solo io come, diciamo, volontario, però ci alterniamo in tante persone, in tanti ragazzi, per vedere come va qui i lavori. Io ce l'ho proprio sott'occhio in questo momento, molte persone si fermano, incuriosite, ma poi continuano con i loro acquisti. Forse serve per un attimo farli fermare e farli pensare al vero Natale. Intanto vediamo il filmato dalla regia. Basta! Questo non è lo spirito del Natale. Mettiamo da parte ogni pensiero, dal più figo al più serio. L'amore che questo giorno spigiona ci aiuta a superare ogni cosa. Basta crederci! Allora, abbiamo appena visto lo spezzone di uno dei lavori in concorso a Natale in un clic, sesta edizione, realizzato dal liceo artistico Svaldo Licini. Il titolo dovrebbe essere La luce del Natale. Ovviamente non stiamo a guardare la qualità delle immagini, del montaggio, quello che conta è il messaggio in questo caso. Noi diciamo sempre che mentre ci facciamo inviare le immagini dalle persone che partecipano alla trasmissione, dicendo la televisione la fate voi, quindi mandateci le immagini e noi le riproponiamo. Tutto dichiarato, quindi non c'è nulla da nascondere. Fabio, allora, se ci fai un riepilogo di quanti lavori arrivati e come sta procedendo lì il click. Allora, i lavori arrivati sono più di 50, e di cui questi 15 medie, e quelli delle medie hanno richiesto uno sforzo maggiore da parte dei ragazzi, perché mentre le superiori partecipano come singolo, le medie partecipano come classe, quindi sono coinvolti più di 200 ragazzi delle medie, quindi di 13-14 anni. Questa iniziativa secondo me è molto positiva, perché è circa un'ora che sono seduto qui nel centro e vedo tutte queste persone che sono tanto tanto prese dalla battaglia all'ultimo regalo, comunque il consumismo che ci è dettato dal Natale. Fermarsi un attimo, vedere un attimo di che si tratta, leggere presepe, guardare parole come Betlemme, comunque pace, comunque guardare questi lavori fatti dai ragazzi, secondo me serve alle persone per resettare un attimo, per mettere idealmente un attimo le loro buste per terra e pensare a quello che è davvero il Natale. Ed è questo anche lo scopo della manifestazione, cioè che i ragazzi capiscano che il Natale non è solo albero o addobbi, ma è la capanna di Betlemme, fondamentalmente. Ma la gente si sta fermando, Fabio, per cliccare, vedere cliccare? Ogni tanto la gente si ferma, incuriosita, si prende un caffè magari e si ferma a guardare. Alcuni sono sensibili, alcuni molto meno purtroppo. Alcuni molto meno, fanno commenti questi alcuni molto meno, no? Spero di no. No, per fortuna no. Quando avrete la premiazione? La premiazione ci sarà il 20 gennaio, quindi rimarrà questa esposizione qui al centro commerciale al battente per tutto il periodo natalizio ed oltre, e il 20 gennaio sempre qui dal centro commerciale predisporremo un'area dove verranno premiati i lavori migliori, quindi, ma non solo come dicevi tu per la qualità, quanto anche per lo spirito e per la voglia con cui sono stati realizzati. Però chi ti è stato maestro? Da piccolo sicuramente i genitori, ma adesso più che altro c'è tanto da imparare dai ragazzi, dai bambini, che magari hanno sulla stessa cosa che vedi tu uno sguardo diverso, uno sguardo più lucido, no? su quello che vedono, e ti fanno capire tante cose. Tante volte noi grandi o i più grandi pensano che abbiano la visione completa della cosa e quindi c'è solo da prendere come oro colato. Invece se stessimo a ascoltare un attimo, a dare più fiducia, a metterci in gioco,
anche con i ragazzi, anche con i più piccoli, sicuramente ci sarebbe una crescita nostra e loro, un bel interscambio di opinioni, sicuramente.